di Putifigari. Oggi parliamo di cinema, di uno dei maggiori festival nazionali sul cinema dedicato all'ambiente. È il 1998, quando a Torino nasce Cinema Ambiente, con l'obiettivo di presentare i migliori film ambientali a livello internazionale e contribuire, con attività che si sviluppano nel corso di tutto l'anno, alla promozione del cinema e della cultura ambientale. Fondato e diretto da Gaetano Capizzi, il festival è organizzato dal 2006 dal Museo Nazionale del Cinema, Fondazione Maria Adriana Prolo, ed è membro fondatore dell'Environmental Film Festival Network, associazione che, attraverso il progetto Green Film Network, riunisce i più importanti festival cinematografici internazionali a tematica ambientale. Il festival presenta ogni anno circa 100 film distribuiti nelle sezioni nazionali e internazionali, nella sezione panorama, nei focus tematici, nelle mostre e negli eco-kids, sezione dedicata ai ragazzi. Cinema Ambiente propone inoltre dibattiti, incontri con gli autori, mostre, presentazioni di libri, spettacoli teatrali, concerti ed eventi che coinvolgono tutto il centro di Torino e il territorio. Cinema Ambiente è un festival a emissione zero. I suoi prodotti sono realizzati con materiali riciclati e certificati Ecolabel e FSC. Il 21esimo Festival di Cinema Ambiente si svolgerà a Torino dal 31 maggio al 5 giugno 2018. Per la prossima edizione si annuncia l'ingrandimento della produzione cinematografica ambientale. Al festival si affiancano due importanti attività che completano il lavoro di promozione del cinema a tematica ambientale in Italia. Cinema Ambiente Tour, un progetto di distribuzione non commerciale dei film presentati al festival. Cinema Ambiente TV, film per l'educazione ambientale, un'iniziativa dedicata alle scuole e unica nel suo genere a livello internazionale. Attraverso un apposito sito internet, gli insegnanti possono proiettare in classe in alta qualità centinaia di film selezionati per argomento ed età degli studenti. Quindi nelle classi possiamo portare un po' di festival. Anche in Sardegna abbiamo un festival cinematografico dedicato all'ambiente e ai diritti civili. Si chiama Life After Oil e quest'anno taglia il traguardo della quinta edizione. Per scoprirne di più passiamo alla linea Desiree. Life After Oil International Film Festival nasce nel 2014. La prima edizione si è svolta a Martis, piccolo centro in provincia di Sassari. La manifestazione, unica nel suo genere in Sardegna, pone al centro le tematiche dell'ecologia, sostenibilità ambientale, creazioni di fonti energetiche, alternative ai combustibili fossili. Si tratta dunque di una rassegna e concorso per opere cinematografiche, documentari, fiction, animazioni, videoarte, che si occupano di questi temi. Il festival è ideato e diretto dal regista Massimiliano Mazzotta, autore di svariate opere cinematografiche e soprattutto Oil e Oil, Secondo Tempo. In questi il regista indaga sull'impatto ambientale del polo petrolchimico di Sarroch. L'anno scorso il festival si è svolto a Santa Teresa di Gallura. La quinta edizione 2018 si svolgerà sempre a Santa Teresa di Gallura, dal 12 al 15 settembre. Il sito del festival è www.lifeafteroil.org. Da Desiree Monti è tutto, a voi la linea studio.